Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video, benvenuti nel post partita di Italia-Germania, la partita che regala la semifinale o il quarto posto sicuro all'Italia dell'Ital Volley nella nuova gestione Fefe De Giorgi con la squadra dell'ex tecnico della Lube rivoluzionata che sta stupendo in questo campionato europeo e che adesso taglia un traguardo importantissimo, raggiunge una semifinale che non era poi così scontata visto l'organico nuovo rivoluzionato e visto il blasone delle altre squadre che partecipavano al torneo. Beh, questo risultato minimo è stato ottenuto e ci sono tutte le carte in regola per affrontare la Serbia, la semifinalista che andrà a trovare l'Italia a Katowice in Polonia per provare ad andare in finale. Una partita, quella contro l'Italia, ecco, mi sono preso alcuni appunti, contro la Germania, pardon, finita 3-0 molto facilmente. La Germania che inizialmente combatte, ci prova nel primo set soprattutto, ma che poi cade a un'Italia che oggi sbaglia poco, oggi voleva vincere, aveva fame di vittoria. E questi giovani ci hanno regalato veramente tante emozioni, a cominciare da Giulio Pinali, per lui ben 11 punti dopo una partita un po' meno brillante contro la Lettonia. La sua è un'eredità molto pesante, ma come opposto non sta facendo rimpiangere Luca Vettori, ma soprattutto Ivan Zaitsev, il classe 98, ex Ravenna, andrà a giocare a Trento nella prossima stagione. Ha dimostrato di avere buoni numeri, buone parallele, buone diagonali, ha fatto punto ovunque, anche in battuta, forse anche con qualche errore è riuscito a dare il proprio contributo ed è solo il primo di tanti nomi che adesso andremo ad analizzare insieme per quella che rimane una partita molto importante per questo nuovo ciclo, a cominciare comunque dal capitano, un capitano molto giovane, 25 anni, ma uno dei più esperti nel gruppo, fa strano a dirlo, Simone Giannelli. Non ha bisogno di presentazioni, ma ancora una volta riesce a evolvere il proprio gioco, oggi anche in veste da centrale, è il secondo miglior marcatore, anzi terzo, perdona, di questa squadra. E gioca come ruolo palleggiatore, ma potrebbe fare qualsiasi cosa in campo. Ha giocato spesso a schiacciatore, ha fatto attacchi dalla prima linea, sia come centrale che come appunto posto. A volte una carta in più, perché Giannelli può fare tutto, lo ha dimostrato, si è caricato su di sé la squadra. Riesce a gestire molto meglio rispetto alle prime uscite, le palle su ovviamente i centrali opposto e in bando ovviamente, e lo sta facendo in maniera egregia. Il confronto con i centrali, l'alto muro della Germania non era facile, ma lo ha passato a pieni voti. E poi che dire della coppia di schiacciatori che fin qui è quella titolare di questo europeo? Daniele Lavia, Alessandro Micheletto, un'Olimpiade alle spalle, una UNL che forse li ha consacrati e li ha innalzati nell'Olimpo della pallavolo italiana ed europea, ma oggi Lavia e Micheletto, due compagni tra l'altro di Trento, affrontano la Germania a viso aperto con grandi colpi, provano la giocata anche colpi un po' più difficili. Spesso ci ha provato anche Lavia con scarsi risultati. Micheletto, sappiamo le grandi qualità del classe 2001, ci è riuscito un po' meglio, ma restano due giocatori importantissimi. Micheletto, top scorer di questa squadra, 17 punti, e come a Tokyo, sinceramente, rimane uno dei pilastri di questa nazionale e fa rabbrividire il fatto che sia anche il più piccolo del gruppo, classe 2001, l'abbiamo detto, 19 anni per Alessandro Micheletto. E poi dietro di lui ad alternarsi Daniele Lavia, meno incisivo a muro anche per questioni di centimetri, ma soprattutto un buon realizzatore, uno che in battuta sa fare molto male agli avversari e che oggi colpo dopo colpo ha dimostrato di essere uno schiacciatore completo. A muro ha fatto i suoi punti, in attacco è riuscito a metterle giù quante più possibili e ha sofferto veramente poco il muro di Crick. Da sottolineare anche la prova dei due centrali, oggi Anzani e Galassi, altra coppia collaudata di questo sestetto. Il primo sicuramente inizialmente soffre, Tobias Crick, ma poi riesce a prendersi la propria rivincita. Anzani è l'elemento più anziano, anche se poi parliamo di un 29enne del gruppo di De Giorgi, e la sua esperienza la fa valere con colpi veramente da maestro. Dall'altra parte troviamo un Galassi che ha aggiustato la mira in battuta, molti meno errori, e questo è importante. Lo sappiamo quanto il servizio influisca molto in termini poi di risultati alla fine del match. Galassi sistema ancora di più la battuta, la rende più pericolosa, va a cercare spesso la zona di conflitto fra Zenger e Ruben Schott, e lì trova ace veramente molto pesanti. E poi i primi tempi di Galassi in completa sintonia con Giannelli regalano sempre grandi gioie per la squadra di De Giorgi. Rimane poi la grande solidità di un libero che risponde al nome di Fabio Balaso, Balaso che
Oggi non ha avuto grandi compiti, è stato preciso e lo noti soprattutto quando vedi dall'altra parte Julian Zenger, neo libero di Trento, che oggi sì, ha fatto molte ricezioni, ma spesso palle molto sporche, addirittura attaccate di prima dall'Italia. Quindi diciamo che tra i due liberi oggi abbiamo visto la grande qualità, la grande solidità che ti offre Fabio Balazo. E questa è l'Italia, un'Italia che va ad affrontare la Serbia, una Serbia importante, una squadra molto fisica, con la consapevolezza dei propri mezzi. Non sapevamo cosa potevamo aspettarci da questo europeo perché il ciclo era nuovo, il ciclo era iniziato da poco e ovviamente a molti giocatori manca quell'esperienza internazionale che hanno gli avversari, ma parliamo di giocatori che hanno talento, hanno classe e la fanno vendere cara la pelle quando entrano in campo. Questo è un elemento importante. De Giorgi spinge molto i propri ragazzi, perché di ragazzi stiamo parlando, e anche le riserve, quando sono entrate, hanno dimostrato di poter fare bene. Diamo un'occhiata anche agli avversari: una Germania che sicuramente voleva provarci, voleva fare la partita, perché anche la Germania ha dei valori, delle individualità molto importanti. È da sottolineare la buona prova di Moritz Karlicek, conoscenza più che nota di noi italiani, lui che ha militato in Superlega prima nella Top Volley Cisterna, poi con Modena, due stagioni forse abbastanza opache in alcuni punti, e oggi ha fatto una grande gara, miglior realizzatore della propria squadra, e è riuscito, diciamo, ad arginare quel grande muro immenso tinto di azzurro che oggi ha fermato di tutto. Assieme a lui oggi da sottolineare la prova di altri due, chiamiamoli neo italiani, Jan Zimmermann, molto bravo in gestione, diciamo, ha fatto quello che poteva, e soprattutto Tobias Krik. A Crick, diciamo, gli si può dare una sufficienza piena per due motivi: la grande strapotenza fisica, l'altezza, ricordiamo, il centrale tedesco è un 2,11 m, quindi riesce ad aggiungere a altezze veramente molto importanti, impossibili anche per più di qualche centrale di alto livello, ma poi pecca di incisività. Sì, buoni i primi tempi, ma poi pecca di continuità. Non riesce ad avere tanta spinta nei salti se li fa di continuo, non riesce a seguire bene il muro avversario. Deve migliorare tanto il classe 98. Un altro anno a Cisterna lo aspetta per migliorare ancora un po' quelli che sono i suoi limiti, ma questo è un centrale, un ragazzo che sicuramente se riesce a diventare più incisivo in battuta. Oggi ha provato una flotta un po' più diversa, un po' più spin, che comunque è andata di là e ha creato un po' di pericolo, un po' di problemi gli ha creati alla retroguardia dell'Italia. Un centrale che può fare bene. Sicuramente Cisterna è un ambiente ideale, soprattutto perché l'anno prossimo, in questa stagione, sono arrivati anche gli Abbossi e Zingel, due centrali più esperti che possono dargli una mano. E Crick oggi ha dimostrato ancora una volta che ha buoni numeri, ma che non riesce a esprimerli con continuità. Per il resto, che dire, una squadra che ci prova, ovviamente gli mancava qualcosa, è rimasta schiacciata da quest'Italia. Il problema della Germania è che dopo il primo set non è mai riuscita a entrare bene in partita, ci è riuscita nel terzo, ma poi il parziale parlava chiaro: 25 l'Italia, 18 la Germania, 19 la Germania, sempre qualche punto di distacco, e una Germania che soprattutto era orfana di Grozer, quel Grozer che è stato capace di essere uno dei giocatori più forti contro la Bulgaria. Oggi invece, causa infortunio, ha realizzato solo un punto e non è mai stato incisivo quando è stato in campo. E quindi, cosa dire? Ancora complimenti a quest'Italia, un'Italia che fa sognare, che può fare bene. E anche dando un'occhiata a in ottica Parigi 2024, parliamo di un gruppo che ha tutte le carte in regola per migliorare, per continuare a far crescere e a far sognare i tifosi italiani, perché qui parliamo di un'età media veramente molto bassa, di giocatori che hanno dimostrato classe, potenza, cinismo, e che se prendo molti dei giocatori, diciamo che escluso Pinali e Balazo, alla fine Galassi, Anzani, Micheletto, Lavia, Giannelli, sono tutti giocatori che hanno fatto parte della spedizione di Tokyo. Se prendo questi giocatori a Tokyo e li prendo adesso all'Europeo, vuoi perché forse le pressioni sono minori, vuoi perché è cambiato l'allenatore, hanno aggiustato molto l'errore, la percentuale di errore, sono stati sempre più precisi e stanno migliorando la loro condizione, la loro intesa, sempre scambi veramente molto veloci, sempre sincronizzati, e questo è importante perché poi disorienti la difesa, le manovre avversarie per arginare quegli attacchi che poi si dimostrano micidiali. E poi quando hai delle stelle che ti risolvono la partita, come Micheletto e come Pinali, perché Pinali forse è il giocatore su cui c'erano meno aspettative,
aspettative dell'altro gruppo, un giocatore che sì ha partecipato alla VNL, ma non è mai stato nel giro delle Olimpiadi, che sì ha fatto una buona annata a Ravenna, ma non è mai stato in una big, non ha mai fatto esperienza europea. Beh, possiamo dire finalmente che Pinalli, quando è in condizione, quando è trascinato anche dall'entusiasmo, diventa un opposto che non lascia punti da nessuno, riesce a distruggere qualsiasi muro e a fare anche giocate, quelle di intelligenza che poi ti permettono di finire la partita in vantaggio, ovviamente. In ogni caso, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io spero che vi siate accorti che la qualità è leggermente migliorata, quindi non so, datemi consigli, qualsiasi cosa, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi aspetto sempre qui su Trealtv.